in quest'area che noi abbiamo codificato con un percorso di ricerca storico importante e con questo accordo che abbiamo raggiunto tra i comuni, la Regione Abruzzo e il Parco Nazionale della Maiella. Io credo che in questa edizione del Festival del Medioevo, che è una legge a disposizione di tutti i comuni del Consiglio regionale, abbiamo centrato l'obiettivo di riportare l'attenzione di tanti abruzzesi e non, di tanti turisti sulle nostre bellezze dell'entroterra. L'Abbazia di San Clemente a Casauria, il Castello di Tocco, il borgo antico di Pesco Sansonesco ed il santuario di San Nunzio, il borgo di Bolognano e poi concluderemo a Torre dei Passeri. In più c'è un ulteriore evento molto importante con 10 professori universitari di varie università italiane che verranno qui dentro l'Abbazia di San Clemente a Casauria a tenere una giornata di studi e di approfondimenti sull'area casaurense, sul medioevo nell'area casaurense nella giornata del 6 settembre. È chiaro che questo è un grande momento di festa questa sera, basta vedere il pubblico numerosissimo presente e anche su queste iniziative culturali, musicali, di approfondimento che si fanno reggere le aree interne, perché portiamo qui economia su un patrimonio storico su cui non si devono spegnere le luci dei riflettori, ma anzi dobbiamo continuare ad accenderle.